sappiate che se vi fate fregare dal marketing, io vengo a casa vostra e vi installo questo sulla CPU come dissipatore. Quindi mi raccomando, fate le persone serie. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e finalmente è giunto il momento di rispondere alla fatidica domanda che credo stia attanagliando un bel po' di appassionati di informatica. Compro Ryzen 5000 o faccio il passaggio a Intel di 12ª generazione? I dibattiti sull'internet in questi giorni sono stati all'ordine del giorno, scusate il gioco di parole. Io credo di aver visto una cosa come 20-25 review al riguardo per quanto riguarda i nuovi processori Intel e credo di essermi fatto un'idea decisamente più che chiara su quello che sono queste CPU. Ma vi chiedo innanzitutto di iscrivervi al canale perché tra qualche giorno, circa una decina di giorni, ci sarà probabilmente una video build di un sistema Intel basato sull'i7-12700K, che è il processore che secondo me è passato un po' in sordina in questi giorni. Quindi ve lo dico adesso, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. È innegabile, Intel con questa architettura Alder Lake ha letteralmente distrutto tutto ciò che potevamo immaginare prima riguardo i processori. Nel senso, l'idea di avere dei core di performance e dei core di efficienza in una singola CPU è qualcosa che è decisamente da plauso. Cioè, brava Intel, davvero, ottima giocata, specialmente in un periodo in cui tutto il mondo sta diventando più green e più preoccupato riguardo ai consumi e c'è anche un rincaro dell'energia elettrica o comunque delle energie primarie in Italia. Questa è un'ottima mossa di mercato, ma è qualcosa che in effetti è stata pensata ed è stata attuata in maniera magistrale. Su Windows 11, che sappiamo essere il sistema operativo che preferisce i processori Intel, a meno che più avanti comunque non esca una patch per i Ryzen odierni e i Ryzen futuri, i processori vanno davvero, che è una bellezza, con un nuovo sistema di scheduling del sistema operativo, in termini di produttività, specialmente in software del pacchetto Adobe, che sono bene o male quelli molto utilizzati da content creator di fascia media, bassa e fascia alta, i processori sono davvero una bomba. Ora, non potendo fare una comparison diretta con magari un sistema Apple, sarebbe effettivamente interessante vedere come questi Alder Lake vanno contro l'M1 Pro e l'M1 Pro Max e l'M1 liscio. Dobbiamo rispondere a delle domande. Intel è riuscita a riprendersi la corona per quanto riguarda il gaming? Sì, diciamo di sì, nel credo 95% dei titoli che sono stati mostrati nei benchmark sull'internet, Intel padroneggia, ma come è sempre stato, sappiamo che Intel ha sempre avuto una marcia in più nel gaming. È riuscita ad avere una marcia in più per quanto riguarda la produttività? Mi dipende, nel senso, ci sono, come ho detto prima, alcuni software del pacchetto Adobe ed altri software che favoriscono in effetti Intel, ma altri software di rendering 3D, Blender, alcune istanze di Corona, eccetera, eccetera, favoriscono ancora la potenza bruta dei Ryzen. Intel è riuscita a fornire dei prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo? Sì, se parliamo solo di processori, però attenzione, perché i processori sono prezzati davvero davvero bene. Se cercate un pochettino in giro sull'internet, anche da rivenditori italiani, non solo Amazon, ma anche negozi specifici di informatica, riuscite già a farvi un'idea dei prezzi. Per farvi capire, un Best Buy al momento, se volete solo giocare, è decisamente il 12600K. Nemmeno il KF, scusatemi, se avete una scheda video comunque dedicata, perché al prezzo di circa 300-310 euro, bene o male, ha delle performance davvero molto molto superiori rispetto alla controparte, cioè il Ryzen 5 5600X. Se volete lavorare, come ho detto, col PC, il 12900K con i suoi 16 core e 24 thread è davvero un'ottima alternativa a un Ryzen 9 5900X o un 5950X. A volte
fa mangiare la polvere al 5900X, a volte al 5950X. Quel processore è fantastico. Il 12700K è un buon misto di queste due cose. Cioè, io non acquisterei un 12700K solo per giocare, ma lo acquisterei per magari giocare e streamare allo stesso tempo, magari fare della content creation leggera. Quel processore è decisamente, beh, da far gola a un bel po' di persone, visto anche il prezzo molto molto accattivante. Ora, abbiamo capito che le performance sono davvero e propri top di gamma, ed effettivamente lo sono. C'è però un problema, ragazzi. Allora, come ho detto, l'architettura ibrida di core di performance e core di efficienza funziona decisamente bene, perché in idle un sistema con un processore Intel di dodicesima generazione consuma decisamente meno di un sistema con un Ryzen. Il problema è un altro. Io, se accendo il PC, non è che lo accendo e lo lascio là senza fare nulla, lo vorrei utilizzare. Quando si vanno a chiedere delle prestazioni, ad esempio, dal 5900X e dal 5950X, c'è una differenza di watt utilizzati rispetto alla piattaforma Intel di circa 100 watt. Cioè, per farvi capire, Intel consuma più di 100 watt rispetto a AMD. Non è una cosa troppo bella per noi italiani, visto comunque il rincaro dell'energia, e se siete delle persone che comunque si preoccupano della bolletta a fine mese. Vogliamo parlare delle temperature e come deve essere dissipato uno di questi processori? Questo è un punto decisamente meh, perché il DAI è di dimensioni e forma diverse rispetto a quelli della generazione precedente, quindi sono convinto che i dissipatori che usciranno da ora in poi o avranno, non lo so, un aggiornamento per quanto riguarda il water block, o comunque saranno studiati per dissipare magari un po' di più, quindi si potranno adattare meglio alla forma dell'IHS. Poi sono cose che vedremo comunque in futuro. La cosa sulla quale però dovete assolutamente riflettere è il costo di tutta la piattaforma, perché i nuovi Intel supportano il socket LGA1700. Ovviamente ci sono schede madri dedicate col socket 1700. E per ora abbiamo soltanto il chipset top di gamma, cioè lo Z690, che porta sia PCI Express 5.0 e il supporto sia alle DDR4 che alle DDR5. Ma attenzione, sulla scheda madre che supporta le RAM DDR4 non potete montare le DDR5 e viceversa. Quindi dovete fare questa scelta. Secondo me dovreste un attimo vedere da dove venite. Cioè, capite un attimo cosa sto dicendo. Se volete fare un upgrade, magari da una generazione 8000 di AMD, ha senso decisamente magari fare un investimento adesso, prendere una scheda madre che supporti le DDR5 e, attenzione, magari più avanti cambiare quei banchi di RAM. Perché ricordiamoci, le DDR5 che ci sono adesso sul mercato saranno decisamente molto molto peggiori rispetto a quelle che avremo fra 6 mesi, perché sono appunto i primi banchi di RAM. Successe la stessa cosa per le DDR4, mo le DDR4 sono arrivate a oltre 6000 MHz, per farvi capire. Cioè, le DDR5 che abbiamo adesso, che hanno delle buone frequenze, magari più avanti avranno delle frequenze ancora maggiori e latenze ancora più basse. Quindi, se volete fare da adesso un PC da zero, o comunque fare un upgrade molto sostanziale, ci sta in effetti passare ad una piattaforma DDR5, ma dovete un attimo vedere i costi, perché una scheda madre che deve supportare un 12900K in maniera, beh, diciamo, tranquilla, senza avere problemi di surriscaldamento del VRM, senza avere problemi strutturali, eccetera eccetera, vi viene a costare un bel po' di soldini. Fatevi un po' un giro su qualche rivenditore italiano. Capisco che adesso ci sia il preordine, capisco che adesso i processori sono usciti mo, quindi la gente corre ad acquistare questi nuovi chip e magari i rivenditori possono giocare un pochettino per quanto riguarda l'hype. Quindi sì, acquistarle, ma magari un pochettino più avanti, tra 1 o 2 mesi, quando tutto questo giochino dell'hype sarà sceso. Pensate un attimo però ai Ryzen 5000. I Ryzen 5000 non hanno un gap prestazionale rispetto a Intel tale da giustificare una spesa molto molto maggiore. Voglio dire, in tutti i benchmark che abbiamo visto, e solo in alcuni programmi di produttività c'è un distacco molto molto grande. Ma fondamentalmente, se Intel dà il 100% di performance, Ryzen 5000 sta al 90% di performance? E ma che significa, che le performance di Ryzen 5000 adesso fanno schifo? No, non è affatto così. Senza pensare poi che, voglio dire, lasciamo stare le temperature, ve l'ho detto, ma il consumo
un po' più alto dell'architettura Alder Lake, potrebbe anche costringervi a cambiare alimentatore, e quella è una spesa in più. Capitemi molto bene, io sono estremamente contento di questa architettura. Stiamo parlando di un salto in avanti dal punto di vista della progettazione di come è pensato un processore decisamente notevole. Riuscire a cogitare comunque un processore simile a quello che c'è sugli smartphone è davvero una grande idea. Ma che senso ha poi avere delle ottime performance energetiche e di temperatura quando non si fa nulla praticamente sul PC e poi andare a consumare ingenti quantità di corrente quando viene richiesto al processore di fare ciò che un processore deve fare? Quindi, in conclusione, secondo me Ryzen 5000 è la piattaforma con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per la retrocompatibilità di schede madri, sia per quanto riguarda il tipo di RAM che va a montare, sia per quanto riguarda le performance, perché ve l'ho detto, fondamentalmente, tranne in alcuni applicativi, la differenza tra Ryzen e Intel non è così tanta. Intel, diciamo che ha messo lo standard per una nuova architettura e le nuove architetture future. Nel senso, se AMD nelle generazioni passate con i Ryzen è riuscita a spingere l'architettura classica delle CPU a questo livello, Intel ha fatto così. Questa qui adesso è la mia architettura. Quindi tanti complimenti a Intel, seriamente parlando, le performance sono spettacolari, sia in game sia in produttività, in alcuni casi sono spettacolari, ve l'ho detto, io sono estremamente colpito dalle performance e sono estremamente curioso di poter provare il 12700K. Ma ehi, alla fine dobbiamo sempre fare i conti col portafogli quando si tratta di acquistare queste nuove tecnologie. Ragazzi, grazie mille per essere stati con me, spero di avervi fugato qualche dubbio. Ovviamente nei commenti potrete fare tutte le domande che volete, basta che siano domande oculate e non tipo persone che mi vengono a dire io sono convinto che questi processori andranno il doppio e consumeranno la metà. Grazie mille ancora, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!